Un altro dei grandi ospiti del Redaelli, Manuel Belleri, hai ritrovato tanti ragazzi questa sera e tanto entusiasmo, perché insomma attorno al calcio c'è sempre grande entusiasmo. Ma sì, credo che sia la cosa più bella di stasera, vedere questi ragazzi insomma esprimersi giocando a calcio, essere felici. Insomma, per me ha fatto le premiazioni, vedere i ragazzi, i bambini gioire, qualcosa di bello che ci deve essere in questo sport. Che effetto ti ha fatto premiare i ragazzi del Lumezzane in particolare? Sicuramente sono ricordi bellissimi, perché io sono partito da lì, quindi non finirò mai di ringraziare, diciamo così, quelle che sono state le società, no? Perché poi dopo le società sono cambiate, anche il Lumezzane è cambiato, diciamo così, di presidente. Non finirò mai di ringraziare tutti quelli che hanno contribuito in questa cosa, e poi è anche un esempio per i giocatori che abbiamo visto stasera, la possibilità di esprimere loro che se si impegnano, se ci mettono passione, se ci mettono cuore, possono riuscire a raggiungere l'obiettivo che si sono prefissati, perché in mezzo alla fortuna, alla bravura, poi c'è sempre il discorso passione, il discorso professionalità. E diciamo così, io posso essere l'esempio, essendo partito da un paesino molto piccolo che è Gombio, e riuscire qui a due passi, esatto, riuscire poi arrivare a giocare in tutte le categorie, dalla C2 alla C1 fino alla B e la A, insomma è un esempio che anche i bambini possono seguire, seguendo il loro cuore, la loro mente, possono riuscire a fare quello che, diciamo così, sono prefissati. Sappiamo tutti, sei rimasto nel calcio e continuerai nel calcio. Sì, credo che sia la mia passione, a volte provi a fare qualcosa di diverso, ma alla fine non è che non sei più contento, ma ti manca qualcosa, quindi gente come me che vive di passione ha bisogno di stare su un campo, ha bisogno di, in questo momento, di insegnare calcio e di portare la mia esperienza a quelli che sono i ragazzi, a quelli che sono i bambini, per poter raggiungere i propri sogni. Quindi mi auguro di poterli insegnare, poter comunque sia insegnare loro a come si fa per riuscire ad arrivare, diciamo, ad alto livello e ottenere il massimo da loro stessi.